senza un medico e faccio scusa, se no che mi cosa che mi dà un medico? Successo di pubblico e gran pieno di simpatia e affetto per i ragazzi dell'Anfas di Lanciano che hanno portato in scena al Teatro Fenaroli Il malato immaginario di Molière, un lavoro durato un anno e sviluppato nell'ormai consolidato laboratorio teatrale dell'associazione, la referente del centro Anfas Simona Mutti. Si parte quindi insieme ai ragazzi con la scelta dell'opera classica su cui si vuole lavorare e si instaura un laboratorio di scrittura creativa, chiaramente per rendere più snello, più leggero, più accattivante la materia e anche più digeribile per i nostri ragazzi. Di solito lo si traduce in vernacolo lancianese o comunque locale, perché poi si va sulle piazze del territorio ad esibirci e questo di solito aiuta l'incontro con la comunità locale. In sala ad assistere ai due matinee gli studenti delle medie cittadine che hanno premiato i 10 bravi e divertenti attori con applausi scroscianti. Invitare gli istituti scolastici è stata una scommessa, ha detto Simona Mutti, un'iniziativa ben riuscita che sarà riproposta anche il prossimo anno. Devo dire la verità, ci ha sorpreso tantissimo la risposta dei ragazzi, perché nonostante fossero giovani e per definizione insomma turbolenti, sono stati di un'attenzione, di una squisitezza, di una partecipazione che noi effettivamente non ci saremmo mai aspettati. Quindi una scommessa in piccolo, un percorso sperimentale che l'anno prossimo crediamo di aprire ulteriormente per la soddisfazione sicuramente dei nostri attori, perché lavorano tanto e hanno bisogno di capire che il lavoro che fanno ha comunque un significato e un senso, ma anche per i ragazzi del territorio, perché comunque creare occasioni di incontro in cui si supera anche l'imbarazzo a volte è sempre positivo. Conoscere la diversità arricchisce sempre da una parte e dall'altra. E domani sera si replica sempre al Fenaroli alle ore 21 con lo spettacolo aperto a tutta la cittadinanza. I ragazzi aspettano questo momento veramente come la cena di gala, quindi assolutamente vi aspettiamo numerosi. Ringraziamo tra l'altro quei ragazzi che in questi giorni sono stati a vedere lo spettacolo teatrale mattutino, perché qualche mamma è arrivata ieri al nostro centro a comprare il biglietto, non a comprare, a dare il proprio contributo per venire allo spettacolo, dicendo mio figlio era entusiasta e quindi lo devo assolutamente vedere, e quindi credo che miglior pubblicità di questo non ci possa essere. Vi aspettiamo, vi aspettiamo.